Per me il lavoro e la vita. Se l'erba fosse tutta quanta gialla non resterebbe dalle mucche. Credo che sia la pensione. Quello che dice di aver fatto questa scelta. E tra di noi ci dicevamo, ma vuoi vedere che è un pesce d'aprile? Pagare le tasse. Se non c'è il lavoro, non c'è dignità. La cosa più divertente che ho fatto quel giorno è stato formattare un Mac. Se ho un problema al lavoro, mi difendo da sola. Non tanto il caffè, il cappuccino mi piace fare, perché è più creativo. La cosa che mi piace di più è la creatività di questo lavoro, perché un lavoro non ha limiti, hai per dire l'impasto nelle mani, le materie prime, il pomodoro, la mozzarella, la farina, le patate, quello che è dentro il frigorifero. E quel momento che a me mi piace, perché lì comincia a usare la tua fantasia. Il lavoro crea l'uomo, il lavoro ti dà l'indipendenza, ti dà di essere, ti crea la personalità. E l'orario, ti togli la famiglia, ti togli la libertà. Questo è che mi piace in questo lavoro. Non mi piace assolutamente perché non ha orari, non ha lì, cioè non è una vita di sacrifici e basta. Io non ho mai ricevuto nessun incentivo, né statali, né parastatali, nessun incentivo. Ho provato qualche volta a fare le domande per avere un incentivo per ristrutturazione del locale, non ha risposto mai nessuno. La cosa che mi piace di più chiaramente è la tenessa con le piante, tutto ciò che riguarda le piante. Amo le piante. Giro il mondo per le piante. La cosa che non mi piace di meno è che potrebbe essere la troppa burocrazia nel poter portare avanti la propria attività. Ringraziando Dio non c'ho mai problemi e tuttora non saprei nemmeno a chi rivolgermi. Il lavoro per me è, come ti ripeto, è la base di tutto. Il lavoro, se non c'è lavoro oggi non c'è famiglia. Il lavoro vuol dire benessere, il lavoro vuol dire avere soddisfazioni. Se non c'è tutto quello, chi è che te lo dà tutto questo? Solo il lavoro te lo può dare. Lavorando, il lavoro nobilita l'uomo e l'uomo viene nobilitato al lavoro. Questo è. Ho scelto questo lavoro perché la fotografia mi ha catturato. È una passione che è diventata il mio lavoro. La cosa che mi piace più del mio lavoro è la libertà che ho nel farlo. La cosa che mi piace di meno è il fatto che è poco valorizzato. Chiaramente non è come un lavoro dipendente, quindi il futuro un po' è sospeso. Se dovessi cambiare lavoro, penso che farei un lavoro tipo il giardiniere, qualche cosa di estremamente rilassante. C'è un problema, normalmente lo risolvo da solo, non c'è una difesa della categoria. Beh, per me il lavoro è essere soddisfatti di quello che si fa. E faccio questo lavoro per tradizione di famiglia. Mio nonno ha costruito questa farmacia, quindi ci sono stati mio padre e mio zio e siamo la terza generazione. La cosa che mi piace di più del mio lavoro forse è il contatto col pubblico. La cosa forse che mi piace di meno è un po' la burocrazia che spesso appesantisce il nostro lavoro e riesce a deviarlo un pochino. Le preoccupazioni e le paure sono sempre di essere sicuramente all'altezza delle richieste. Ci sono delle associazioni, sì, dei sindacati, delle associazioni di professionisti, però a mio avviso ci dovrebbe essere più comunicazione tra chi è tutti i giorni al servizio della gente e chi poi ha il contatto con la politica. Per me il lavoro è uno strumento che mi permette di essere di aiuto alle altre persone, di ascoltarle, di risolvere i loro problemi anche piccoli, quotidiani. Mio padre mi ha inculcato questa cosa del posto fisso, che c'ho dentro e che forse è quella che non mi permetterà mai di fare il salto e andare a fare quello che veramente adesso mi piacerebbe fare. Ero laureata in scienze statistiche e qua mi avevano offerto effettivamente un lavoro da statistico. Se dovessi cambiare oggi, cioè proprio col senno di poi, farei tutt'altro. Farei tutto ciò che gira intorno alla medicina non tradizionale. Beh, la preoccupazione è legata, diciamo, al futuro, perché comunque è un ente privato, ma di diritto pubblico e quindi abbiamo finanziamenti pubblici e questo è un momento veramente critico per tutti. Il lavoro è importante perché comunque mi permette di fare tutto ciò che mi piace veramente fare nella vita.
piace cucire, mi piace realizzare dei capi, mi piace fare un po' di moda, mi piace aggiustare, mi piace questo mondo. Vieni qua, si chiacchiera, lavori, puoi uscire, puoi entrare, fai un po' come ti pare, insomma mi sento un po' libera, diciamo. Mi piace il contatto con la gente, mi piace dare queste piccole soddisfazioni, magari riparare, sistemare, cucire. Vedi subito il risultato del tuo lavoro, magari non sembra un granché, però per me è importante. Chiedo alla mia commercialista che mi tutela, insomma è abbastanza professionale, mi dà consigli e tutto quanto. Mi sento realizzata nel mio campo, nel mio piccolo mi sento realizzata. Visto che vengo da un paese straniero, sono riuscita a portare avanti un'attività, a aprire, a fare, a pagare tutto, a stare tranquilla. Non è un lavoro come tutti gli altri, faccio il mio lavoro, ho finito e me ne vado. Se serve un'urgenza uno si ferma. La cosa che mi piace di più è quando ci mettiamo a tavola a raccontarci, a parlare con loro, quando li aiutiamo nelle loro difficoltà. La cosa che mi piace di meno è quando li vedo che non stanno bene. Preoccupa il fatto che lavoriamo veramente su coscienza, non sul guadagno. Impegnativo, molto impegnativo, perché questo lavoro umano è un lavoro con le persone. Non lavoro a fare le pulizie con le cose, lavoro con le persone. Dal momento in cui ho cominciato ad avere un PC in mano, in pratica ho cominciato subito a fare attività avanzate. Non ho scelto io questo lavoro, ma lui ha scelto me. La cosa che mi piace più del mio lavoro è la continua evoluzione della nostra attività. Talvolta rischia di diventare caotico e logorante, per quanto avvincente. La cosa che più mi preoccupa del mio lavoro è qualcosa che in realtà col lavoro in sé non ha nulla a che vedere, ma è il mio futuro. Come consulente impostare progetti a lungo termine è veramente difficoltoso. La persona che più mi tutela per assurdo è il mio commercialista. Per me il lavoro è uno strumento di realizzazione. Ho scelto questo lavoro perché ho studiato giurisprudenza e volevo comunque lasciarmi aperte più strade e quindi ho iniziato a fare la pratica senza essere convinta di voler fare l'avvocato. Del mio lavoro mi piace molto la varietà, quello che mi piace di meno è il sistema giudiziario, perché c'è disorganizzazione, c'è superficialità e la burocrazia e la superficialità prevalgono spesso sulla giustizia. Mi preoccupa un'eventuale maternità perché non ho alcuna forma di tutela sostanziale, cioè ho una forma di tutela ma insomma abbastanza minima. Per me il lavoro è un modo per realizzarsi oltre che per sopravvivere sicuramente. Per forze maggiori, diciamo, ho scelto di far barista. Niente di che, non è che ci sono partito, diciamo, con un'idea da bambino. Però mi piace pure il contatto con la gente, la simpatia della gente, contatto umano, diciamo. Senza lavorare non si campa. Quindi, diciamo, lo metto al primo posto, non primo posto, però sul podio. Qui siamo tutta una famiglia, quindi ce l'ho chi mi tutela e chi mi difende. Pure perché se sei unito sul lavoro non ti aiuti, no? E se non ti aiuti va male. Il lavoro per me è soddisfazione innanzitutto. E dopodiché gratificazione, stai unito con la famiglia, cioè ti riporta tante cose utili pure a livello economico. Poi sinceramente se mi potrei permettere di non lavorare, lavorerei uguale perché sarei come passare tempo. E alla fine sì, me lo faccio piacere, come tanti altri lavori. Ok, dimmi di quando. Una lucetta rossa? Non la vedo. Abbiamo finito. Grazie. È andato bene. Si comincia così. Terribile. Non me farete.